ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale. Questo è un video dei prodotti finiti di marzo in collaborazione con la mia carissima amica Stefania del canale Stefania L. Come sempre vi invito di passare a guardare il suo video perché anche lei finisce sempre tantissime cose, così abbiamo un piccolo riscontro. Ne approfitto di augurarvi una bellissima Pasqua, buone feste, passatelo con la vostra famiglia, con le persone care. Mi raccomando, non mangiate troppo cioccolato perché l'estate è alle porte, anche se questo non è il mio caso, chi se ne frega. E nulla ragazzi, vi auguro proprio delle bellissime bellissime feste. Sulle labbra ho il mio solito amatissimo rossetto della Maybelline Natural Rose Powder Matte Ultra Matte nella colorazione 10, questo bellissimo colore. E direi di cominciare ragazze, perché questo mese ne ho finito davvero davvero tanta roba, tant'è che il mio pacco, guardate quanto è pieno, mi viene malissimo. Allora, in questo video vi ho inserito un integratore che vi faccio subito vedere, che ho terminato, questo qua di Equilibra Pappa Reale Fresca, integratore alimentare con vitamina B5, B6, miele, pappa reale, ideale anche per i bambini. Questo prodotto sono 10 fialette da bere al mattino a stomaco vuoto, a stomaco pieno, comunque un ottimo integratore, mi sono trovata benissimo. Il sapore è molto dolce, quindi se non vi piacciono i sapori dolci al mattino buttatevi su altro. Io impazzisco per il miele pappa reale, quindi l'ho acquistato. Costa una cacchiata, costa solo 6 euro per 10 giorni di trattamento e devo dire che un po' di energia mi ha dato e mi piace veramente veramente tanto. Sicuramente è un prodotto che ricomprerò. Oggi mi sono super super attrezzata, ho pure messo la busta della pattumiera qua, così poi non faccio fatica. Poi ho terminato il profumino di Chanel numero 5, questo piccolino. È un profumo che a me piace, io lo amo, io Chanel proprio lo adoro. Non utilizzo spessissimo il loro profumo perché sono più propensa ad utilizzare i profumini speziati o profumini floreali, ma non profumi proprio da profumeria. Però ecco, se mi regalassero Chanel numero 5, schifo non mi fa, mi piace veramente tanto. Poi questo è proprio quello classico e mi ricorda tantissimo quando io ero piccola e mia mamma se lo metteva sempre, è una cosa amo, cioè lo amo. Poi ho terminato gli Inesetta Ultra, quelli, gli assorbenti per la notte, era un pacco doppio. Questi erano degli assorbenti enormi, cioè praticamente erano tutta la mutanda, vi copriva pure le ciabatte, pure davanti, e per la notte erano perfette perché non mi sono mai sporcata da quando utilizzo questi assorbenti, ovviamente da utilizzare di notte perché è un pannolone, cioè durante la giornata no, perché poi secondo me si vede anche attraverso i pantaloni che avete un pannolone. Per la notte mi è piaciuto tantissimo, sia come durata, sia per il fatto che non mi ha creato assolutamente nessuna allergia, perché io in quelle zone tendo spesso a irritarmi. Buono, buono, buono. Poi un'altra cosa che non c'entra con il beauty sono i termoterapi, dispositivi autoriscaldanti, dolori mestruali. Questo qua sono dei cerotti che quando io ho i dolori mestruali o la cervicale o qualche male muscolare, lo applico, si scalda, lo tengo tutta la notte e il calore è veramente terapeutico. Questi li avevo, sono così, questi li avevo trovati al Simply, 5 euro, ma dentro ci sono tipo 6-7 buste, durano fino a 12 ore. Ottime per chi soffre di dolore mestruale e non vuole sempre ricorrere alle medicine, o comunque si scoccia a star lì con la camomilla e aspettare che un po' l'effetto passa, quelli sono ottimi. Poi, ciak, non saltare per piacere. Poi ho terminato due tisane, quelle là nella rivista della Pompadour. Queste non mi ricordo cosa c'era all'interno, ragazze, perché mi sa che non ho conservato la busta. Comunque mi è piaciuta molto e potrei anche ricomprarla. Io ho paura sempre che il gatto salti. Ciak, scendi giù, ti prego.
scusate. Poi andiamo avanti, ragazze, sono tutti random qua perché veramente non avevo tempo di mettere tutto a posto. Ho terminato io e Andrea, scusate, ciak! Due dentifrici della Mentadent, lui ha finito questo qua della White, cioè Mentadent White, e io invece questo qua con i microgranuli. Sono due dentifrici, allora, sono due dentifrici che mi sono piaciuti, non sono stati aggressivi, lasciavano la bocca molto fresca, molto pulita, ottimi. C'ho l'ansia perché mo mi farà cascare il telefono. Poi andiamo avanti, ho terminato Cotoneve e quelli di Scatti Maxi ovali con Goji Vitamina C. Io sinceramente la differenza non la vedo, quindi buone, queste qua sono anche biologiche, certificate ICEA eccetera eccetera. Per me l'importante è che non si sfaldano e non assorbano troppo prodotto, quindi mi piacciono. Li ho acquistati tra l'altro, credo, in offerta. Poi ho terminato ben tre pacchi di salviettine struccanti. Ora, due pacchi erano già ai sgoccioli di inizio mese, quindi non è che li ho terminati tutte e tre in un solo mese. Uno della Ombria Cosmetics per le pelli secche, extra delicate e sensitive. Queste erano buone, non erano molto imbevute, ma il giusto, struccavano bene, non bruciavano la pelle, non mi bruciavano soprattutto il contorno occhi. Voi sapete che io non utilizzo mai le salvettine per struccarmi gli occhi, però nel contorno occhi alcune mi danno fastidio. Questo non mi ha dato assolutamente fastidio, promossissime, tra l'altro costano una cacchiata al nuovo negozio Aldi, che è tipo un Lidl. Poi ho terminato le mie amatissime struccanti della Fria, queste qua sono biologiche, struccano benissimo, non mi bruciano il viso, sono imbevute il giusto, quindi non cola il prodotto, buone, però queste sono, cioè costicchiano, prezzo pieno, quindi io sempre aspetto l'offerta e poi li acquisto. E poi ho terminato anche queste qua della Sensorelle, giusto stamattina quando mi sono truccata per pulirmi un po' dalle swatch e tutto, buone anche queste sono senza parabene, slash, oli minerali eccetera eccetera, per le pelli sensibili, mi piacciono perché struccano veramente bene, non mi arrossano la pelle, anche se le utilizzo magari due alla volta, non mi hanno dato nessuna reazione, quindi sicuramente le ricomprerò se le ritroverò in offerta. Poi da qua andiamo random, ragazze, ho terminato l'impacco emolliente di Phytophilos, questo è stato l'impacco che io ho acquistato grazie alla recensione di Beauty Passion, Simona Bennardi, tesoro ti mando un bacione, scusate qua c'era un campioncino, molto buono, io però l'ho utilizzato come c'è scritto qua, quindi post shampoo l'ho tenuto in posa un'ora. Mi ha risolto un po' di problemi, nel senso che io a volte soffro di crosticine in testa, mi viene un po' di dermatite, poi io sono psicopatica, mi vado a grattare, quindi mi creo veramente delle lesioni. Questo mi è andato a risolvere, non mi sono più apparse le crosticine, effettivamente dopo il primo utilizzo ho visto tanto volume, tanta lucentezza, mi è piaciuto tanto, ecco, mi seccava leggermente i capelli, ma poi andavo di quantità maggiore di maschera e è andato tutto a posto. L'odore delle erbe non rimane assolutamente sui capelli, mi è piaciuto, anche se, ragazze, l'odore, scusate se mi sistemo i capelli, anche se l'odore delle erbe sui capelli non è che mi dispiace. Poi ho terminato il Talasso Scrub dei Provenzali, io ne ho a bizzecche di questi prodotti qua perché al Simply a volte mettono in offerta lo starter kit dove c'è una monodose di scrub, una monodose di fango e un full size l'olio che io amo. Infatti l'altro giorno penso di averne acquistate tre perché era in offerta tipo a 4 euro, ragazze 4 euro, potevo lasciarli lì? No. Buonissimo, io amo follemente questo scrub, scrubba veramente da Dio, mi lascia la pelle liscia, morbida, nutrita, ottimo, peccato che in full size costa 12 euro, quindi io con 12 euro potrei prendere 4 scrub di Organic Shop. Poi ho terminato due Talasso Scruff della Sensol, tutti zozzi. Buoni anche questi, scrubava bene anche questo, l'unica cosa che non mi lasciava la pelle nutrita come piace a me piacciono dei scrub belli strong ma belli oliosi, così mentre io
esfolio, mi vado anche a nutrire la pelle, così passatemi il termine, la pelle alla fine risulta meno aggredita, perché comunque lo scrub che uso io è veramente tosto, cioè a volte mi si arrossa anche la pelle, ma momentaneamente. Poi io e il mio ragazzo abbiamo finito Listerine, il solito. Io ho la piccola, la mini, io ho sempre travaso il suo nel mio, perché io lo utilizzo solo due volte alla settimana, perché questo è super alcolico e mi va a infiammare le gengive se lo utilizzo più spesso. Lui lo utilizza tutte le sere, si trova benissimo e devo dire la verità, anche io mi trovo bene quando lo utilizzo, lascia la bocca fresca, pulita per tantissimo tempo, soprattutto perché noi siamo dei fumatori e di alito pulito ci serve. Poi sempre il mio amore ha finito Ultra Dolce Garnier all'estratto di camomilla e miele, lo shampoo in formato maxi, questo le ha durato circa 2 mesi. Sapete che lui si trova bene nel lavaggio dei capelli con questo prodotto, dice che rimangono morbidi, puliti e continua a ricomprarlo, insomma. Poi ho terminato il body peeling, questo qua, della marca Abbott & Groom, era con l'acqua di glaciali e estratto di loto. Questo non è un peeling, è un vero scrub, era una cremina di questo colore azzurrino che andava veramente a scrubare, perché c'erano tantissimi granuli di varie dimensioni, quindi comunque andava a effettuare un bello scrub, però non lasciava la pelle che tira, la lasciava veramente levigata e liscia, fantastica. Ovviamente dopo dovevo andare ad applicare un olio, una crema, perché era non ai livelli di Talasso Scrub, ma comunque ci andava vicino. Costa pochissimo, 99 centesimi per 200 ml di prodotto buono. Se avete Aldi in prossima apertura, andateci a farci un giro, perché questi qua vanno a ruba, effettivamente costano poco e sono buone. Poi io e Andrea abbiamo finito il bagno doccia di Vrochella Magnolia e il tè bianco. Questo è uno dei nuovi, qua c'è l'acqua ragazzi, perché io poi ci ho messo l'acqua per lavarmi quando c'era la goccetta. Molto molto buono, era un colore perlato, una profumazione paradisiaca, fiorita, buonissima. Si sentiva anche la nota di tè. Buonissima, cioè andava a lavare, oltre come tutti i shampoo di Vrochella, lavava benissimo il corpo, non seccava eccetera eccetera. Questa però era una crema coccolosissima, cioè proprio coccola, la pelle era fantastica, il profumo rimaneva per tantissimo tempo, io lo stramo e sicuramente lo andrò a ricomprare. Poi ho terminato le bombe della Sien, erano 3 bombe, la rosa, la lavanda e il sunflower. Buonissime, mi sono piaciute tantissimo, perché mettendoli nella vasca si scioglievano e avevano all'interno dei pezzettini proprio di rosa, di lavanda e dell'altro coso. Molto rilassanti, profumatissimi, è una coccola assolutamente da avere. Peccato che Lidl li mette ogni tanto e non sempre. Poi, da dove comincio? Facciamo dal make-up, cioè make-up, quello che mi piace. Sto cestinando la mia Beauty Blender di Puro Bio, come vedete è messa malissimo, mi è piaciuta. Allora, da quando l'ho comprata l'ho stra utilizzata, l'unica cosa è che dura veramente pochissimo, perché ce l'avrò da 3 mesi, 4 mesi, anche 5 mesi, e si sfalda, cioè fa dei buchetti che poi non riesco a stendere bene il fondotinta. Non la ricomprerò nonostante mi sia piaciuta per il costo, sono 14 euro, 12 euro adesso non mi ricordo, e la qualità non è così eccellente come pensavo, perché adesso sto utilizzando la spugnetta di Vrochella che vi ho fatto vedere nel video spacchettamento, e mi piace da pazzi, cioè super comoda, veramente fantastica. Questa ovviamente non è che fa schifo, ma non la ricomprerò perché costa tantissimo e non dura tutto sto gran tempo, però ecco, diventava grande, bella morbida, si stendeva comunque bene il fondotinta all'inizio, quindi è finita la sua era, ma non la ricomprerò di sicuro. Poi ho terminato il tonico per pelli sensibili con Cooper Rose della Bios, alla lavanda e camomilla Eco Bio certificato. Questo prodottino qua, di questo prodottino vi ho parlato, è un tonico artigianale, 6 mesi di PAO, all'interno contiene fiordaliso, lavanda e camomilla per un trattamento della pelle secca e delicata.
azione lenitiva grazie alla presenza di estratti vegetali, umettante e addolcente. Vero, vi ho anche detto che questo prodotto è un prodotto curativo nel tempo, però curativo non lo prendete come se fosse la... è un miracolo, è curativo soprattutto per le pelli reattive. Va a sfiammare subito i rossori, mantiene l'equilibrio della pelle, è ottima anche dopo le maschere in argilla, veramente veramente buona, mi ha sorpreso. Poi un tonico che non ha tante pretese, però veramente fa tanto. I miei gatti stanno litigando, bene. È un prodotto che sicuramente andrò a ricomprare perché Bios a me piace tantissimo. Ora in bagno ho aperto il latte detergente che è coccolosissimo, io l'avevo già provato in passato ma mi piace veramente tantissimo. Ve lo consiglio se avete la pelle secca, stressata, reattiva, ma anche grassa, perché questo prodotto non dà assolutamente il primo step di idratazione, né nutrimento, né niente. Vi va solo a lenire la pelle, quindi è un jolly da avere quando avete la pelle che fa le bizze. Ho terminato anche i sali da bagno alla rosa e alla ciliegia, questo qua della Sien mi piace da pazzi, mi è piaciuto da pazzi perché ne ho un'altra in scorta. Aveva un profumo spettacolare, cioè spettacolare ragazze, non so come descriverlo, buonissimo. Quando si scioglieva nell'acqua rilasciava quel piccola quantità di olietto che comunque sentivate che l'acqua era più morbida, più coccolosa, ed effettivamente andava a nutrire minima parte la pelle, perché comunque ovviamente i sali non vanno a nutrire, però quella piccola quantità di olio che rilasciava quando io uscivo dalla doccia, comunque la mia pelle era bella morbida, un pelino nutrita e non tirava assolutamente. Il profumo rimaneva dappertutto, nella stanza, nella vasca, l'acqua, poi sul corpo quando uscivo, buonissimo. Anche qua stiamo parlando di Sien e non di un'edizione che c'è sempre, se ci fosse stata sempre in permanente questo prodotto lo avrei sempre perché è buonissimo. Poi se avete una vasca costa pochissimo ed è fantastico. Poi ho terminato il mio sapone liquido per le mani e viso al latte d'asina, qua c'è l'acqua perché ho cercato di prendere l'ultimo rimasuglio stamattina, l'ho finito giusto stamattina, potete vedere che ci sono ancora le bolle. Molto buono, è un prodotto che contiene latte d'asina, olio d'oliva, estratto di malva, estratto iperico e estratto di calendula, senza parabene, parafine, SLS, 8 mesi di PAO, e al secondo posto contiene proprio il latte d'asina. Molto buono, questo è il primo prodotto che io utilizzo con questo ingrediente, quindi non ho un termine di paragone. Però come primo prodotto mi è piaciuto tantissimo perché era una cremina, detergeva molto bene il viso, io l'ho utilizzato principalmente per il viso, non mi lasciava la pelle che tirava, anche se essendo un sapone avevo un po' di timore, invece no. Al mattino toglieva tutti i residui della notte, del sebo, della rinnovazione cellulare, non mi lasciava assolutamente la pelle che tirava, anzi la lasciava in perfetto equilibrio e potevo andare a utilizzare successivamente i prodotti. Non mi seccava e non mi seccava neanche le mani, perché giustamente lavandosi il viso mi lavavo anche le mani. Molto molto buono, è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo e che vorrei provare, proprio un prodotto per il viso di questo marchio che si trova adesso nel negozietto nel mio paesino, andrò a sbirciare perché veramente mi è piaciuto tantissimo. Poi ho terminato un altro bagno doccia di PH Bio all'avena, questo qua è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo soprattutto per la profumazione di avena, cioè io impazzisco per l'avena, buono buono buono, era in gel però non seccava assolutamente la pelle, ne bastava pochissimo, anche se io vi dico la verità io mi lavo nel bagno doccia, cioè io proprio spruzzo alla grande, mi rendo conto che è uno spreco, ma tanto soldi sono miei e i prodotti sono miei, faccio quello che voglio. Ne bastava comunque poco, faceva tantissima schiuma, scusate, cosa c'è Jack? Faceva tantissima schiuma e lavava bene, non seccava la pelle nonostante sia in gel, lasciava la profumazione leggera, costa pochissimo stiamo parlando per 500 ml di prodotto, certificato IAB, biologico, l'unica cosa che è il tappo,
cioè bisognava stare attenti, se no si rompeva. Costa meno di 3 euro, 2,10 euro, l'ho pagato, non mi ricordo, molto buono. Io sono alla ricerca di quello alla calendula, ma per ora ho trovato camomilla e achillea. Poi ho terminato il gel detergente viso purificante di Maternatura, un gel detergente che a me personalmente è piaciuto tanto, è un gel abbastanza purificante, stiamo parlando di 100 ml di prodotto certificato IAP Vegan OK. Sappiamo tutti che Maternatura è un prodotto bio, lo potete reperire in bioprofumeria oppure sui siti. Tesoro, allora la smetti, scusate, mi è entrato qualcosa nell'occhio. È un gel detergente che sulla mia pelle, personalmente, pelle secca, non è andato assolutamente a creare scompensi, disagi, grossori, bruciori, secchezze, nulla. Andava a purificare la pelle senza aggredirla, non mi tirava assolutamente, però me la purificava veramente a fondo. Io quasi lo definirei un prodotto riossigenante sulla mia pelle, ne bastava pochissimo, e su questo vi dirò, non esagero con i prodotti per la skincare, perché se ne basta poco, se non la andiamo veramente a sprecare prodotto. Faceva una leggera schiuma, man mano massaggiando faceva una bella schiumetta, toglieva tutti i residui di make-up, polvere sottile, schifezuole varie, e lasciava la pelle veramente, veramente pulita e purificata. Ripeto, non mi ha fatto uscire nessun brufolo, nessun bruciore, perché io ho la pelle secca e sarebbe da scemo utilizzare un gel detergente nel periodo invernale. Infatti all'inizio l'ho utilizzato 2-3 sere sì, cioè 2-3 volte alla settimana sì, le altre no, però poi ho visto che non mi dava nessun fastidio e l'ho utilizzata tutte le sere, e devo dirvi che la mia pelle comunque è rimasta sempre stabile, sempre bella, purificata, aveva addirittura meno imperfezioni e meno reazioni, molto molto buono. Non lo ricomprerò perché si è suicidato, scusate, se no i gatti me lo portano chissà dove. Non lo ricomprerò semplicemente perché sono 100 ml e il costo è sui 10 euro, però potrei ricomprarlo se fosse scontato quello. Poi ho terminato anche il detergente, però non l'ho tagliato, se mi seguite lo sapete il perché, di Giardino dei Sensi alle tre rose preziose. All'interno contiene rosa canina, rosa damascena, rosa gallica, certificato ICEA, 98% di ingredienti naturali, 150 ml di prodotto, il costo si aggira a 2,50 euro. Allora, è un prodotto che io non utilizzerò mai più, non comprerò mai più, perché sulla mia pelle no, però in generale non è un prodotto assolutamente da bocciare, è un prodotto che è un latte detergente con una profumazione fantastica, veramente fantastica, va a detergere benissimo il viso, va a togliere tutti i residui di make-up e vi dà il primo step di idratazione, l'unica cosa è che sulla mia pelle brucia. Cioè brucia, me la arrossa proprio. Ho controllato gli ingredienti, non sono assolutamente allergica a nessun ingrediente, però sulla mia pelle brucia, quindi è un problema della mia pelle, non di questo latte detergente. Ve lo straconsiglio perché comunque è un ottimo prodotto bio, latte detergente, costo basso, svolge bene la sua funzione, però ecco, sulla mia pelle no. Poi il profumo era troppo buono, infatti mi dispiaceva un sacco quasi bocciarlo. Poi ho terminato il mio olietto dermolio protettivo di dei Provenzali Talasso, che ne ho in scorta grazie a Dio altri 3. Questo contiene olio di mandorle dolci, estratto di allare isqueta, estratto di spirulina, estratto di fiore marino, estratto di alga bruna ricca di vitamine A, C, E. È un prodotto 100% attivi vegetali contro le smalature, cicatrici, colorito non uniforme, secchezze eccetera eccetera. Io lo utilizzo perché lo adoro proprio, non per la cellulite, non per nulla, ma proprio perché lo amo. Ha un profumo di mare paradisiaco, mi lascia la pelle elasticizzata, nutrita, compatta, cioè è fantastico. L'unica pecca è che costa 10 euro, ragazze, io ve lo dico, scusate ma mi è entrato qualcosa nell'occhio.
costa 10 euro. Io sono fortunata perché io al Simply lo trovo sempre in sconto con starter kit a 4 euro, cioè 4 euro solo l'olio costa 10 euro, capite bene che faccio bene ad approfittarne e prenderne 4 e 5. Ottimo, questo è il mio mai più senza, inverno, estate, sempre, soprattutto dopo aver fatto una bella esfoliazione vado ad applicare questo olio e veramente mi rigenero. Poi ho terminato il bagno doccia, bagno olio di Lavera. Questo è un bagno doccia biologico, era una crema coccolosissima che non faceva assolutamente schiuma, scusate la colazione, non faceva assolutamente schiuma e sembrava quasi di lavarsi con una crema crema abbastanza ricca con un po' d'olio, perché comunque era molto scivolosa, molto adesso non mi viene il termine, fluibile, non so se esiste, vabbè, mi avete capito. Molto buona, come ho detto, non faceva schiuma, andava a coccolare la pelle, dopo il risciacquo la pelle rimaneva veramente morbida, per nulla aggredita, non mi tirava assolutamente, non mi andava a pizzicare e soprattutto non sentivo una necessità di mettere subito un olio, una crema. Molto buono, lo potrei riacquistare anche in un forte sconto, magari un paio per l'inverno, è fantastico. Poi ho terminato il Mineral Touch della Dove. Questo è un deodorante, è un deodorante con una profumazione che a me piace tantissimo, non è assolutamente bio, però questo deodorante veramente ha una durata, cioè potrei fare una maratona di 20 km in piena estate e poi puzzo di, poi profumo di fiori, molto buono. Non mi andava a bruciare le ascelle, non mi ha fatto gonfiare le ghiandole, non mi ha fatto dare nessuna irritazione e soprattutto non mi andava a bruciare dopo la depilazione. Buono, e infatti ho altre versioni. Poi ho terminato il siero Luxe Lift Argan di Phytorelox, la linea bio, certificato ICEA, siero multiattivo illuminante viso e occhi con omega 3 e 6. Di questo mi sono dimenticata di farvi una recensione, infatti ne è rimasto il ciccinino che non riesco a prelevare e non ci penso proprio. Questo siero è stato un po' un amore e odio, perché ci sono stati dei periodi che lo utilizzavo con grande piacere e c'è stato un periodo che veramente mi bruciava la pelle, me la irritava, mi faceva uscire tantissime imperfezioni. Quindi io credo che c'è la mia conclusione che con un utilizzo costante a lungo termine la mia pelle non lo reggeva più. È vero che io non ho visto nessun effetto particolare di questo siero illuminante, chissà che cosa, era un normalissimo siero idratante che a me poteva anche andar bene. L'unica cosa, ecco, 15 euro 14, adesso non mi ricordo, per un siero idratante ce ne sono di meglio, scusate, ce ne sono di meglio e a prezzi più bassi, comunque più performanti a quel prezzo lì. Solo che poi vabbè, poi col tempo ha cominciato a darmi veramente fastidio, a rossarmi la pelle, irritandomela, ho dovuto stoppare, poi l'ho ripresa dopo un bel po' e la situazione non è migliorata. Sul contorno occhi non ci pensavo proprio ad utilizzare perché era non aggressivo, perché aggressivo non lo è, però era molto, cioè appena mettevo appizzicava e addirittura mi gonfiava la zona e poi sembrava che avevo delle borse sotto gli occhi. Non mi è piaciuto assolutamente, anche qua ho controllato, non sono allergica a niente, è probabilmente la mia pelle che non ne poteva più di questo siero e non lo tollerava, non capisco come mai, ma sinceramente non mi dispiace questo fatto, perché alla fine non ho visto nessun miglioramento con questo siero. Se con gli altri sieri riesco a vedere la differenza, se li stoppo e poi li riprendo, con questo proprio zero. Mi è piaciuto tantissimo il suo fratellino all'avena, che sicuramente andrò a ricomprare, ma questo proprio no. Infatti non vi ho fatto una recensione singola perché non saprei che cosa dirvi, perché alla fine a me non mi è piaciuto e non ho nessun riscontro, non so cosa dirvi su questo siero, perché a me non ha fatto nulla, quindi era un semplice siero idratante, sicuramente non lo andrò a ricomprare, è un siero che va decantato e decantato, ma per me no. Poi andiamo avanti, terminato un altro bagno doccia rigenerante di Delidea, questo al miele,
aveva questa consistenza qua. Non è ancora ora per mangiare, Chuck. Aveva questa consistenza qua. Allora, non so come mai, anzi fatemi sapere se anche voi capita. Allora, io lo annuso così, ha una buona profumazione. Sotto la doccia sa di terra. Sa di terra e non capisco come mai. Non mi è capitato solo con questo prodotto, mi è capitato anche con il bagno doccia di sempre dell'idea, la mela, no, alla pera e cioccolato verde. Sa di terra. Veramente non vedevo l'ora di terminarlo perché la profumazione era orribile. Per il resto andava a pulire bene, faceva poca schiuma, non mi ha dato nessun fastidio alla pelle, però ecco, sicuramente non andrò a comprare un bagno doccia dell'idea perché no, scusate Chuck, no, che stress. Terminata la mia amatissima acqua termale della Yonzac, ne ho un'altra, l'ho appena aperta perché io senza questa acqua di Yonzac non riesco a vivere. È buonissima, 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 un po' salatina ma buonissima. Buonissima per l'estate per rinfrescare il viso, buonissima d'inverno per lenire la pelle, per utilizzare come tonico. Io addirittura l'ho utilizzata anche per inumidire i capelli per l'impacco pre-shampoo, perché questa è un'acqua demineralizzata, quindi è un'acqua pura senza calcare per i capelli, l'impacco pre-shampoo è ottima. Fantastica, capelli, fissaggio, trucco, rinfresca tutto, fa tutto, è da avere. Un prodotto che io infatti poi sono andata a ricomprare e ce l'ho. Terminato anche questo schifosissimo struccante bifasico waterproof di Deborah Dermolab, con acido ialuronico efficace testato, elimina il trucco resistente waterproof, ideale per occhi sensibili. No, è una grande stronzata. Ora, no, non riuscivo a struccare niente, né trucco bio né trucco non bio, mi appiccicava tutte le ciglia, mi faceva scendere l'ombretto dentro gli occhi, mi bruciava come se non ci fosse un domani, sia gli occhi che la zona dei contorno occhi si gonfiava, no. Poi ho pensato che era un problema mio, l'ho fatto provare una mia amica, ha lo stesso identico effetto e lei ha una pelle diversa, occhi diversi. Assolutamente no, e so che questo struccante costa sui 5-6 euro, no, fa veramente schifo. Poi ho terminato il tonico di Anima Bio Vitalizzante, questo è un tonico che senza infamia e senza lode, sì, era abbastanza buono, andava leggermente a tonificare la pelle e a ricompattarla, però a lungo andare si è smorzato un po', cioè non vedevo più lo stesso effetto che ho riscontrato all'inizio. Questo è tra l'altro un prodotto bio, certificato Natura Azione Antietà, 200 ml di prodotto, 6 mesi di PAO. Ecco, sì, mi è piaciuto, ma sicuramente non andrò a ricomprarlo, perché poi a lungo termine ho visto che non mi dava più nessun effetto. Sì, andava a ripristinare il pH della pelle, andava leggermente a tonificare, però ecco, per esempio la sensazione di compattezza che sentivo all'inizio, che proprio era notevole, col tempo non c'era più, quindi per ora non lo andrò a ricomprare. Però cioè, all'inizio mi era anche piaciuto tanto, perché era un buon prodotto, costato 7 euro. Poi terminati altri dischetti di cotone che erano sepolti, tutti zozzi. Questa è della Demacup, quelli piccolini che non si sfaldavano, mi sono piaciuti. Un altro di cotone con goji e vitamina C. Lo stesso discorso, se non ti sfaldi ti comprono, che sei cotone o non cotone. Perché ne ho finite così tanti, perché li utilizzo come se non ci fosse un domani. Poi ho terminato uno scrub per il corpo. Questo qua ha la caffeina e al ribes. Questo qua tutto zozzo della Sienne. È un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, adesso non riesco neanche ad aprirlo. La cosa figa di questo scrub è quando lo aprite all'inizio ha proprio la forma del fiore, cioè lo scrub è a forma del fiore, è troppo troppo carino. Scrabbava molto bene, anche questo all'interno conteneva gli oli, però era più cremosino. Bisognava applicarlo ovviamente sulla pelle umida non bagnata, perché vi cascava nella doccia. Faceva una bella esfoliazione, non andava assolutamente a intasare la doccia, la vasca eccetera eccetera, insomma lo scarico. L'unica cosa che vi dico, state attenti se siete allergici
ai coloranti, perché qua ci sono tantissimi coloranti. Io vi dirò, questo scrub aveva la colorazione rosa e sulla mia pelle ogni tanto io proprio trovavo delle chiazze rosa, però non era la mia pelle che era arrossata, erano proprio i coloranti che si erano attaccati. Infatti poi ci andavo anche col bagno schiuma. Non è un prodotto biologico, quindi non mi stupisco per questo, però ecco, se siete allergici come mia mamma ai coloranti, non è un prodotto che fa per voi. Per il resto sono 225 grammi di prodotto, costa pochissimo anche questo, non c'è sempre la Sien, però quando c'è faccio scorta, perché comunque in sé è un buono scrub. La profumazione è deliziosa e poi questa cosa estetica dello scrub a fiore all'inizio era fantastica. Poi ho terminato anche un altro scrub, questo è il mio amore, la rosa, il body polish di Organic Shop. Questo veramente andava a scrubare molto bene, non mi lasciava la pelle che si seccava, che si irritava, né nulla. Aveva una profumazione fantastica, aderiva benissimo alla pelle, non ci voleva tantissimo prodotto, proprio a palate, anche se io, come potete vedere da quanti scrub ho finito, a palate ne utilizzo lo scrub perché è una cosa che mi piace, cioè io lo faccio 3-4 volte alla settimana a seconda dell'intensità dello scrub. Questo sì, è intenso, però non ve lo posso paragonare tipo al Talasso Scrub o al Geomar, però è, cioè, non è come Geomar, però è abbastanza intenso, molto buono, però mi potevo permettere di utilizzarlo anche 2-3 volte a settimana. Mi piace, costa poco, è biologico e sicuramente andrò a ricomprarlo. Insomma, la fama di Organic Shop voi lo sapete. Vado a cestinare questo Pantene, è una LAC che io non ho mai utilizzato. L'altro giorno ho deciso di utilizzarla perché mi sono fatta dei boccoli, però pozzava e anche no. Poi ho finito la crema corpo di Sien Nature alla tonka e il burro di karité. Una crema che mi è piaciuta veramente tantissimo, come potete vedere è finita. Profumazione era dolciastra, molto buona, si assorbiva in fretta, non lasciava scia bianca, non lasciava la patina untuosa, quindi vi potevate rivestire subito, lasciava la pelle subito nutrita e molto compatta. Io con le creme della Lidl come PHB o come Sien Nature sento questa compattezza ed è notevole, cioè, sulla mia pelle me la lasciava molto liscia, tant'è che il mio ragazzo quando me la accarezzava diceva: oh, ma com'è liscia la tua pelle, com'è morbida. Mi manteneva il nutrimento e l'idratazione per tutto il giorno, quindi la sera successiva quando andavo a farmi la doccia comunque la pelle era morbida. Costa pochissimo, un prodotto biologico certificato Natru, buono. Quando riesco a trovarla ne faccio scorta, anche se ne ho altre due in scorta, ma comunque l'ho pagata pochissimo. Terminata anche un'altra crema, il body butter di Ecopure con olio di argan e fior di loto certificato ICEA. Questo prodotto lo trovo nei negozi con la tesserina. Anche questo era un buon prodotto, non lo definirei burro perché aveva la consistenza abbastanza fluida, anche se è un po' ricco, ma non tanto quanto un burro. Si assorbiva velocemente, faceva un po' di scia bianca, se ne metteva ancora di più, ciao, arrivederci, non si asciugava più. Però mi lasciava la pelle nutrita, idratata, però non per tantissimo tempo. Io di sera mi sentivo comunque un po' la pelle serrata, un po' la pelle secca, vabbè. Questo prodotto in teoria costa 13,50 €, io l'ho pagato 6,50 €, ma comunque per il prezzo di 13 euro assolutamente no, per il prezzo di 6,70 €, dai, ci può stare. Comunque molto buono, ma sicuramente non andrò a ricomprarlo, ecco, subito. Il fatto che non mi lascia la pelle idratata e nutrita per parecchio tempo non mi sta bene, perché io la crema la applico solo una volta al giorno, di sera, non è che mi va al mattino spalmarmi la crema, imbalsamarmi, tornare dal lavoro, imbalsamarmi, anche no, cioè non ho tempo. Poi ho terminato un tonico lenitivo di Himalaya, tonico delicato con il basilico e liquirizia. Fortunatamente non sa di liquirizia, perché io detesto la liquirizia. 200 ml di prodotto, non è assolutamente biologico, però devo dirvi che è un prodotto che mi è piaciuto tanto. È un prodotto che andava anch'esso a lenire tantissimo i miei rossori, tenere a bada la mia pelle reattiva, mi andava leggermente a tonificare e andava a ripristinare il pH della pelle. Ecco, non è il tonico migliore del mondo, non fa tantissime cose, però va a lenire e a
allora, a lenire e a ristabilizzare il pH della pelle, cosa che a me andava bene in quel periodo lì. Molto buono, l'ho pagato 4 euro qualcosa in offerta. Ecco, un tonico da battaglia, se mi capitasse rimanere senza idrolato di camomilla o di qualcosa, ho bisogno di qualcosa per sfiammarla, andrei sicuramente ad acquistarlo. Schifo non mi ha fatto. Poi ho terminato uno struccante di Palve de Vie, quello bifasico, 125 ml di prodotto, perché non lo vedo, no, 125 ml di prodotto, 6 mesi di POU, certificato EcoCert, 10 euro di costo. Era un'acqua micellare bifasica? No, per me assolutamente no, perché allora intanto io la shakeravo, la mettevo sul dischetto di cotone e si divideva, cioè la parte parte oleosa era da una parte, la parte acquosa da un'altra parte, cioè non capivi con che parte ti stai struccando, con l'olio o con l'acqua. Vabbè, non struccava assolutamente il trucco bio, cosa che, vabbè, mi aspetto da un'acqua micellare bio, almeno il trucco bio lo vai a struccare, non lo faceva. Faceva veramente tantissima fatica, e poi dovevo utilizzare anche tantissimo prodotto, perché anche se vedevo che cominciava magari dopo 5 minuti a struccare, non me lo toglieva tutto, quindi rimetti, cioè 100 ml finito in 2 settimane, neanche, ragazze, cioè io non è che utilizzo l'acqua micellare come l'acqua santa, cioè no, non ne parliamo del trucco non bio, però là non posso penalizzarla, perché se è un'acqua micellare fatta per struccare il make up bio, ok, ma non lo fa. Assolutamente no, ragazze, per 10 euro per me è un bozzotto del mese. Poi andiamo avanti ragazze, ho terminato, cestinato a dire il vero, la lozione viso illuminante di Bioficina Toscana, una lozione che a me all'inizio dava solo un po' di idratazione, non mi dispiaceva, poi l'avevo stoppata perché ho visto che avevo qualche irritazione, ma non pensavo assolutamente che era la causa di questo prodotto. Poi quando l'ho ripreso, comunque sono 60 ml di prodotto, 12 mesi di PAO, certificato AIAB, per vostra informazione, comunque ero ancora nel PAO, e poi quando l'ho riapplicata avevo il viso che sembrava una paonazza, piena di irritazione. Appena l'ho sospeso mi sono passato, quindi mi sono decisa a cestinarla e non riacquisterò mai più. Poi ho terminato il balsamo di Dr. Organic, quello piccolino, la Manuka. Questo me l'aveva mandato Stefi, un bacio tesoro, molto buono. Allora, districava bene i capelli, bisognava utilizzarne poco perché sennò andava ad appesantirli, perché è un balsamo abbastanza corposo, dava una leggera azione nutriente al mio capello, ma mi lasciava una bella chioma luminosa, e questo mi è piaciuto tanto. Ecco, non bisogna andare a esagerare nel dosaggio, perché poi veramente si appesantiscono. È presto! Poi, madonna quanta roba ancora, ho terminato la maschera per i capelli lucidante di Alchemilla, al mirtillo, mi è piaciuta tantissimo, perché questa maschera su di me aveva un effetto nutriente pazzesco, e questo nutrimento mi durava da un lavaggio all'altro, i miei capelli non si sono sciuppati, non si sono increspati, erano belli lucenti anche al terzo giorno quando li dovevo lavare, però erano comunque messi bene. Poi c'è anche da vedere a seconda dello shampoo che utilizzo, però me li andava veramente a nutrire a fondo, ne bastava poco, ottimo. Sicuramente è una maschera che andrò a ricomprare e che ve lo dico a fare, la conoscete già, è famosissima. Vado a dar da mangiare ai gatti e torno. Ho terminato il sapone mani lavamani della Sienne. Questo qua era con l'antibatterico, come tutti i saponi della Sienne. Mi piacciono tantissimo perché sono in gel, lavano bene ma non seccano assolutamente la pelle e le mani. Li utilizzo veramente spessissimo, nel senso che mi lavo le mani veramente spesso e non ho mai avuto nessun problema, anche se io con le mani devo stare attenta. Questo mi è piaciuto molto perché aveva all'interno l'antibatterico e poi toglieva molto bene gli odori dalle mani. Sicuramente lo andrò a ricomprare, poi per tenerlo nel bagno è ottimo. Poi ragazze, allora, vado a cestinare,
un po' di prodotti make up, tranne questo. Questo è un prodotto che è finito, Extra Volume di Beauty K, bla bla. L'avevo acquistato su Pink Panda, ma come mascara la scrauso. Cestino, questo lip gloss di non so che marca è. Io i lip gloss li odio. L'altro giorno stavo risistemando la mia postazione e puzza, quindi non credo proprio. Poi la stessa cosa va anche per il Plump Put della Avon, anche questo, uno perché è un gloss, ma il gloss fa anche cagare, poi puzza di fagiana non lavata. Poi cestino anche la base di Rocher perché è scaduto il PAO e l'ultima volta che l'ho utilizzato mi ha fatto uscire un sacco di brufoli, quindi anche no. E con il mio grande dispiacere butto l'illuminante rosa di Probio, semplicemente perché, ragazze, si era rotto, è caduto per terra, si era rotto e frantumato. Ho pianto, ma vabbè. Poi andiamo avanti. Ho terminato due balsami labbra, uno della Sien al latte e miele. Questo non è assolutamente bio, aveva all'interno anche la protezione solare 15, nulla di che, ecco. Io lo utilizzavo al mattino quando non applicavo il rossetto, ma nulla di che. Ho finito anche il fratellino che è più con un buon inch della Sien con la calendula. Questo mi è piaciuto veramente tanto, della Sien Nature. Questo è certificato, idratava veramente tantissimo le labbra e anche li nutriva, ma durante il giorno se lo applicavo di sera ovviamente non mi dava quel nutrimento che io cerco. Al mattino mi svegliavo comunque con le pellicine, invece durante il giorno se esco che c'è un po' di vento comunque mi lecco spesso le labbra, questo prodotto comunque mi andava a proteggere, infatti avevo molto meno le labbra screpolate. Poi ho finito lo shampoo di Natura Siberica volumizzante, questo è certificato ICEA in Mini Italia che mi aveva mandato Roberta da Bio Empore Natura. Ragazzi, questo shampoo non mi è piaciuto per niente. Allora, lo diluivo tantissimo e mi appesantiva i capelli, il giorno dopo li dovevo lavare. Capite bene che io ho i capelli normali, capelli lunghi, lavarli per me, cioè mi devo programmare la giornata per lavarli, ma che se tu mi lavi i capelli il giorno dopo li devo lavare è un casino, cioè, ma proprio me li faceva sembrare sporchi, pesanti, avevo la testa calda, prurito e non so come mai. Eppure io ho la cute normale, c'è, cioè uno shampoo idratante non ha mai ucciso nessuno su di me, purtroppo no. Poi ho terminato lo shampoo della Sien Natural Wild Rose, questo è certificato Natura, ogni tanto esce alla Lidl, molto buono, mi è piaciuto tantissimo, era un gel molto fluido, tant'è che lo utilizzavo diluito, non diluito, avevo sempre lo stesso effetto, ovvero capelli molto luminosi grazie alla rosa, molto leggeri, molto soffici, molto idratati, l'unica cosa è che non mi durava tra un lavaggio e l'altro, nel senso che al terzo giorno arrivavo con i capelli che erano da lavare, non potevo temporeggiare. Peccato, però come performance mi è piaciuto tantissimo perché i primi due giorni i miei capelli erano spettacolari. Sono 200 ml di prodotto, l'ho pagato 1,20 euro, buonissimo. Poi il mio ragazzo ha finito il Million, un profumo che per qualche anno lo amavo, stramavo, cioè quando lo sentivo in giro praticamente era da orgasmo per me. Adesso non riesco più a sopportarlo, cioè non riesco a sopportarlo, infatti sono contenta che lo l'abbia finito perché dopo un po' io non riesco più a sopportare, però è un profumo che mi piaceva tantissimo, soprattutto sul mio ragazzo, però non ce la fo più. Poi ho terminato, ragazze, la crema rigenerante per la notte di Madara, questa qua era Mini Italia, tanto mini non lo è perché sono 25 ml di prodotto. Ci sono andata per 3 mesi, ne bastava pochissimo. Come vi ho sempre detto, è una crema super intelligente perché aveva una texture né troppo ricca né troppo poco ricca. Andava a svolgere le sue funzioni a seconda delle esigenze della vostra pelle. Se avevate la pelle secca ve la andava a idratare tantissimo, se avevate la pelle
atonica, ve la andava comunque un po' a nutrire, un po' a illuminare, e se avevate la pelle normale comunque vi dava la giusta idratazione. Io non so come sia possibile, ma io tutti questi effetti l'ho notato con questa crema, è spettacolare. È adatta a tutti i tipi di pelli, come c'è scritto qua, perché secondo me anche una pelle grassa con giusta quantità di prodotto potrebbe utilizzarla tranquillamente per la notte, perché non lasciava comunque, anche se è una crema abbastanza ricca da linci, non lasciava comunque questa sensazione di pesantezza della pelle, quell'unto, quella corposità che una pelle grassa non sopporterebbe. Non ha fatto uscire nessuna nessuna irritazione, veramente mi è piaciuta tanto. Ce l'ho quella da giorno in full size, sono contenta. Allora, mi vuoi far cadere il telefono? Passiamo, ragazze, maschere e campioncini. Allora, mamma mia, maschere in full size finite. Allora, ho finito questa qua di PHB, la maschera la maschera avocado e camellia. Questa è una maschera decantatissima da me, super super promossa, perché oltre a purificare, perché all'interno contiene del caolino, è estremamente cremosa, non va assolutamente a seccare la pelle, contiene camellia, contiene avocado, contiene un sacchissimo di cose che adesso non vi sto a dire perché ormai siamo a 50 minuti, contiene aloe, contiene cacao, contiene il burro di karité. Fa tutto, qualsiasi esigenza la vostra pelle abbia, fa tutto, idrata, nutre, purifica, perché comunque è una maschera purificante, ma assolutamente non si secca sulla pelle, non secca la pelle, la pelle la assorbe molto bene, vi lascia la pelle fantastica, sfiammata, più uniformata e anche un po' schiarente, buonissima, cioè è super super lenitiva. L'ho utilizzata di estate, l'ho utilizzata d'inverno, una maschera da avere. Finite due maschere anche, allora ragazzi, non è che le ho aperte all'inizio del mese, sono finite tutte adesso, cioè cosa sono io, no, ma ce le ho aperte da un bel po' di tempo, quindi io ogni mese mi faccio un progetto smaltimento di maschere, me li metto nella mia postazione skincare, ciac! E allora ho finito questa rassodante per la notte, completamente finita, scusate, ma questa qua di Natura Siberica che mi è piaciuta tantissimo, l'ho utilizzata come la maschera sleeping mask, al mattino mi ritrovavo con una pelle idratata, luminosa, all'ennesima potenza, la utilizzavo ovviamente solo quando avevo la pelle molto secca e non volevo caricare la pelle con la crema, facevo un bello strato di questa maschera, andiamo a dormire e pace dei sensi. Ho terminato anche questa qua della Purisense di Erboristica, buona, mi lasciava la pelle purificata con l'argilla rosa, ma comunque non andava assolutamente a aggredirla o a seccarla, fantastica, lo sapete che io amo questa maschera alla follia. E sicuramente andrò a ricomprarla in full size perché è una maschera da avere, molto delicata ma purificante. Passiamo ai campioncini, sempre delle maschere. Allora, le maschere in tessuto ne ho utilizzate. Allora, ho utilizzato questa qua, l'Oliva, delle maschere coreane di Secris, che avevo acquistato su Amazon tanto tempo fa. Avevano un tessuto, tutte le maschere coreane che vi sto per far vedere, avevano un tessuto molto sottile, bisogna stare attenti veramente quando dispiegate la maschera. La applicavo, la tenevo per tantissimo tempo finché non si asciugava, la pelle la assorbiva anche se erano stra imbevute. Questa qua mi ha dato un'idratazione molto profonda, non mi ha fatto uscire nessuna schifezzuola, molto buona, ne ho altre due. Questa qua alla bava di lumaca sinceramente non mi è piaciuta per niente perché ha cominciato a pizzicarmi dopo 5 minuti e io ovviamente avendo la pelle reattiva avevo paura e l'ho tolta. Questa qua al tea tree mi è piaciuta molto, è una maschera purificante, mi è andata a purificare tantissimo la pelle senza però aggredirla, era addirittura molto più luminosa. Poi ovviamente il must have, la mia maschera di bio vegan skin food, anche questa era per la pelle sensibile e reattiva, ottima, è stra imbevuto, stra lenitiva, poi rilascia quel siero lì quasi olioso quando la togliete, quindi va anche a nutrire leggermente la pelle, infatti io poi la crema non l'ho applicata.
piaciute entrambe, questa qua è la vitamina di Gel Una, sempre coreane, acquistate su Amazon, questa qua era molto illuminante, mi è piaciuta, anche questa aveva il tessuto molto molto sottile, bisognava stare attenti, però ecco, l'effetto è durato pochissimo. Quella che mi è strapiaciuta era questa qua, della Dermal, alle vitamine, questa sembrava che avevo messo al viso nella candeggina, cioè una luminosità pazzesca, mi ha schiarito tantissimo la pelle, me l'ha uniformata, le macchie non si vedevano quasi più perché io ho una macchiolina qua piccolina, molto buona, il giorno dopo la pelle era ancora più luminosa. Poi ho terminato anche le maschere, due di Amaflora, allora questa anti-age rassodante con fior di loto e allora fior di loto e argan, molto buona questa maschera, l'ho trovata dal DM, rassodante no ma molto nutriente. La maschera che invece mi è piaciuta tantissimo è questa qua, idratante e purificante, l'ho trovata molto simile, quasi identica a quella dell'Idea a mela e bambù, questa qua invece è alla mela e fior di limoni, anche limone. Questa non si seccava per nulla, andava a purificare la pelle in maniera molto delicata, quindi è adattissima per le pelli sensibili come la mia. La maschera che ho odiato è questa di Alverde con la mela e lime. Questa qua mi pizzicava un sacco, l'ho dovuta risciacquare, fortunatamente non ho avuto nessun problema, però mi pizzicava talmente tanto che mi veniva voglia di grattarmi. Quella che mi è piaciuta tantissimo è questa qua, la rosa, sempre di Alverde. Io all'interno ci metto anche le goccine di olio, fantastica, super idratante e super illuminante, mi è piaciuta veramente tanto. Poi ho terminato il balsamo senza risciacquo di Bioficina Toscana, che ho già utilizzato in full size, che mi piace. Poi il balsamo concentrato attivo di Bioficina Toscana, che è stato amore, lo vorrei comprare in full size, veramente mi ha cambiato i capelli. E uno shampoo che mi è piaciuto tanto, che anche questo un giorno comprerò, è questo di Phytophilos Gocce d'acqua. Con un campioncino l'ho diluito e i capelli mi sono durati puliti per 4-5 giorni, erano belli docili, idratati, per nulla crespi, veramente veramente buoni. E niente ragazzi, finalmente ho finito, mi rendo conto che questo mese ho finito tantissime cose, fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate e cosa avete finito anche voi. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima, arrivederci, ciao!